Ignazzi perché ne traeva qualche considerazione utile per la sua riflessione, quindi sentiamo. No, molto, molto peggio che qualche considerazione utile, diciamo, il libro di Piero Ignazzi è la causa per cui ho deciso di passare da alcune considerazioni che potevano rimanere personali alla scrittura di una memoria, per un motivo molto semplice, perché nella mia vita professionale uno sa fare certe cose, non le sa fare tutte, del triangolo io mi sono occupato di Stato in tutti questi anni. Occupandomi di Stato durante l'esperienza di ministro sono andato a sbattere contro gli altri due pezzi del triangolo in maniera più forte di come non avessi fatto in passato e sono venute delle idee negative. Altre riflessioni, che improvvisamente, come quando improvvisamente hai una figlia che aspetta un bambino, ti sembra che tutti aspettino un bambino, quindi improvvisamente mi è sembrato scoprire che in libreria non ci fossero altro che libri sui partiti, forse è anche vero, perché ne stanno uscendo molti, ci sono contributi importanti usciti in queste settimane, e quindi anche in questi altri ho trovato, da ultimo, un libro uscito già da un po' che citerò fra un istante. Quello che aggiungo a questa, quello che mi ha condotto alla Pars Costruens, alla rischiosissima Pars Costruens, diciamo, e addirittura a pensare di poterla mettere in campo in un tentativo di riapertura di uno spazio di dibattito all'interno del Partito Democratico, che mi è sembrato, con tutte le sue enormi criticità, sia prima sia anche dopo i drammatici eventi recenti che mi hanno fatto cambiare, diciamo, queste opinioni di un punto, perché diciamo, ha solo confermato quanto gravi possono essere le conseguenze delle cose che sono già detto, ma non cambiano l'analisi. Mi hanno spinto a pensare che ci potesse essere che quel partito fosse in definitiva, con tutti i suoi problemi, il partito meno distante da quello in cui si potrebbe realizzare un'altra cosa. Cos'è quest'altra cosa? La dico in una maniera sintetica, come ce l'hai detta tu. Sia tutte le altre degli enti pubblici attraverso una modalità drammatica su cui l'Italia ha caratteristiche particolari rispetto ad altri. Io se devo dire una battuta, perché parlerò molto poco di partito, voglio spiegare come ci sono arrivato, mi interessa di più con voi condividerlo, è un'agenzia pubblica che produca per lo Stato dei pezzi di soluzione ai problemi, o ancora di più che produca per lo Stato una valutazione dell'effetto che ha sulla società le soluzioni che di volta in volta lo Stato va adottando. Ancora di quanto non potesse essere vero 40-50 anni fa, quando i migliori socialdemocratici già intravedevano per i partiti questa possibile uso, anche se non avevano avuto il coraggio di declinarlo, oggi più ancora che 40 anni fa, la diffusione straordinaria delle conoscenze, il livello di istruzione, la distribuzione tra centinaia di migliaia di cittadini delle competenze necessarie a far sì che un'idea di IMO diventi IMO, che un'idea di grande, di alta capacità diventi un'alta capacità in quel luogo, che un'idea di come si soddisfa l'istruzione divenga istruzione in quel territorio, per quelle persone, di quel luogo, perché di questo parliamo, che alla realizzazione quindi di soluzioni pubbliche che siano mirate per delle persone, non per degli soggetti indistinti, possa contribuire questa straordinaria conoscenza diffusa che è tipica della nostra epoca, e quindi tradurre quello che è stato un problema della socialdemocrazia in un atu di un nuovo modo di governare. E quindi un partito che sbocca questa soluzione, quindi che ricostituisca il triangolo, che lo ricostituisca consentendo alla società di svolgere in una direzione e nell'altra, proporre soluzioni, valutare soluzioni, proporre soluzioni, valutare soluzioni, in un processo continuo che non si arresta mai. Vogliamo, innanzitutto per capire che ci sia bisogno di partiti, perché la soluzione potrebbe essere anche Apoliano, c'è chi lo sostiene.
ma soprattutto per capire che forma di partito, di quale forma di partito c'è bisogno, noi non possiamo non avere una valutazione di quale sia e di cosa significhi il buon governo. A questo dedico 33 delle mie 55 pagine, non le più commentate, ma essenziali, altrimenti l'immagine di un partito palestra, di un partito di mobilitazione cognitiva, dove vengono le persone delle associazioni, perché come mi ha detto ieri un iscritto alla sezione del PD, capiscono che venire in quella sezione a raccontare una soluzione di un problema praticato non è soltanto utile perché mi contraddiranno, ma perché l'idea che uscirà fuori non rimarrà lì, fase ascendente del processo cognitivo, cioè io vado lì perché pur essendo associazione del tutto indipendente e autonoma e non iscrivendomi al PD, so che se vado in quel partito, e dico per il PD, ma se ho un convincimento diverso, vado nel partito nel PD, che si chiama partito di destra, so che quella roba camminerà. Per non cadere nel volontarismo dobbiamo capire se questa idea corrisponde al modo di governare. E allora per farlo, il modello di partenza è un modello socialdemocratico, definito di Tony Giada, quindi un modello che, anche, che chiama socialdemocratico anche l'usbettismo, tanto per essere chiaro, è un modello dove esiste una forte produzione di beni pubblici e una forte regolazione. Regolazione dei mercati, ma anche regolazione di una cosa che è la più importante di tutte nel capitalismo, la regolazione dei processi che determinano la, che colmano la separazione fra chi ha il risparmio, cioè i risparmiatori, e chi è in grado di usare il risparmio per valorizzare il capitale, cioè i capitalisti che nel mondo moderno sono o proprietari o molto più frequentemente manager. Questo rappresenta il Mins, diciamo, di Roosevelt, giù fino a Mobridge, giù fino ai presidenti della Chancery Court del Delaware degli Stati Uniti, soggetti a cui affidi un'enorme discrezionalità perché ritieni che abbiano una grande capacità cognitiva di risolvere i problemi. Ok, questo modello non è che salta perché qualcuno cattivo, una signora Thatcher o qualcun altro ha deciso che non andava, salta perché si imballa su due fondamentali criticità. È un modello che diventa inadeguato rispetto alla domanda che esso stesso produce. Quando esso ha successo produce una domanda rispetto alla quale esso non sa più rispondere. Quando ha successo produce prosperità, produce una forte domanda di personalizzazione dei servizi, e il modello socialdemocratico non prevede la personalizzazione dei servizi. Siamo negli anni 60, siamo nella forte accentuazione dei cittadini, come dire, degli uomini di tutto il mondo, liberi dalla guerra, liberi dalle loro difficoltà economiche, possono permettersi di pretendere la scuola per me, il servizio scolastico per me, il servizio sanitario per me, il servizio per me che sono donna, per me che sono donna in quel luogo, che sono in quelle condizioni, per me che sono omosessuale, che ho particolari per me. Questo è il primo problema, e la socialdemocrazia di fronte a questo esita e si imballa. La seconda cosa è una cosa che dice il Partito Comunista, diciamo, marzianamente, perché la socialdemocrazia taglia il ramo che stava seduta. Perché? Perché introducendo, se non le crediamo non riusciamo a capire e ad andare avanti, la diffusione del welfare offre garanzie talmente elevate, talmente forti ai cittadini in termini di contrasto del ciclo e di ottenimento della piena occupazione, che erode la spinta, il bisogno di lavorare, impegnarsi nel capitalismo, punto, è andato in fatto. C'è chi l'aveva visto negli anni 60, si diceva che la socialdemocrazia non reggeva, reggeva solo con elevatissimi profitti, perché riusava i profitti, ma il sistema era un sistema che non teneva. E di fronte a questo che c'è la reazione liberista, che non liberale, che raccoglie questa domanda di personalizzazione della produzione di beni pubblici, che raccoglie questa erosione del capitalismo con il seguente modello che io ho preferito chiamare minimalista invece che liberista qui dentro, perché si riferisce a stato minimo. Cos'è lo stato minimo? È una roba dove lo Stato produce molto di meno, ma non perché non gli interessa più produrre beni pubblici, perché ritiene che tanto l'attività di produzione di servizi pubblici quanto l'attività di produzione di servizi pubblici possa essere contrattualizzata all'esterno a soggetti privati, risolvendo tutti i problemi di deviazione di comportamenti pubblici, tutte quelle robe che conosciamo nei tempi di Weber, eccetera, eccetera. Contrattualizzazione all'esterno dei servizi pubblici, sotto forma di privatizzazione, fino alla contrattualizzazione della guerra, che è stata, diciamo, la forma più estrema nel caso della guerra in Iraq. La seconda assunto sul tema è quella di contrattualizzarla. Non vogliamo più, perché
che la discrezionalità dei tribunali sta erodendo il capitalismo, si convincono gli americani negli Stati Uniti, arrivano i giapponesi. E quindi come facciamo? Contrattualizziamo. I derivati sono una forma di contrattualizzazione dei rischi derivanti dal trasferimento di risparmio, oppure i bonus sono un'altra forma di contrattualizzazione. Non ho più bisogno di un tribunale che mi dica se il manager si comporta male, perché glielo leggo a un livello di reddito. Questa ipotesi è legata a un'altra ipotesi sulle conoscenze. Se la socialdemocrazia assumeva una forte capacità cognitiva dei soggetti che decidevano, il minimalismo assume una perfezione fino nella sua versione di sinistra ad aderire, in un'espressione che è usato Goffredo, di riformismo perfetto, cioè assume che i soggetti che governano lo Stato sono perfetti, hanno una tale assoluta, così piena capacità di prevedere tutte le cose che potranno avvenire, che la contrattualizzazione dei servizi ferroviari, dei servizi dell'infanzia, dei servizi della guerra possono essere tranquillamente tutto scritto in un contratto. Contratto perfetto. E questa ipotesi è un'ipotesi demenziale, è una cosa demenziale, l'hanno usato le parole, una cosa demenziale. Ma è un'ipotesi, non è una sola ideologia. A questo se ne è aggiunto un'altra, ma vedo che i minuti scorrono, voglio se non limitare Ignazio, ma almeno avvicinarmi sui tempi perfetti. C'è un'altra ipotesi importante che domina questi 30 anni ed è l'ipotesi che c'è un altro soggetto che ha una straordinaria capacità cognitiva e da cui dobbiamo lasciarci guidare, perché in qualche modo le sue scelte risolvono la complessità. Vecchissimo problema, dibattito di Gramsci, Trentina, anni 60, vecchio problema di Artigove, vecchio problema che affronta anche la Democrazia Cristiana, vecchio problema di Saraceni. I risolutori della complessità sono i grandi conglomerati privati, perché dovendo avere a che fare con un numero straordinariamente elevato di stakeholders, questa bella parola che dice devono avere a che fare con gli investitori, eccetera, 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 sono, come dire, costretti, sono spinti, sono incentivati a usare il loro straordinario patrimonio cognitivo per una cosa che alla fine è una sintesi di ciò che si deve fare. Se leggete World Bank Report, Geography Report della Banca Mondiale di 3 anni fa, non di 20 anni fa, vi dice che lo sviluppo deve vedere lo Stato seguire la scelta dei grandi conglomerati. Quindi abbiamo due enti, erano nazionalizzati, cioè c'era un board of directors dove il director agiva per conto dello Stato, a questo punto recommendations, e dall'altro lato questa idea che nei luoghi tu segui la scelta dei grandi conglomerati. Queste due ipotesi sono rivelate drammaticamente errate ed è noto nel mondo, ed è noto che così è avvenuto, anche se noi non abbiamo ancora fatto un solo aggiustamento nella direzione diversa, perché le condizioni della crisi in cui viviamo non è stata rimossa neanche una. Bene, questo mi consente l'ultimo passo di farlo molto rapidamente, perché tutto sta nella nostra ipotesi su dove sono le conoscenze. Se noi riteniamo che viceversa le conoscenze oggi siano, sì, certo, anche, figurarsi, non stanno solo nei luoghi, stanno anche in luoghi centrali, ci sono grandissimi esperti, grandissimi tecnici, sono anche nelle grandi imprese, per carità, se ci sono, ci sono conoscenze straordinarie nelle grandi imprese. È vero che sono un parziale risolutore della complessità, ci sono nei grandi istituti internazionali, per carità, se ci sono e ci devono essere, ma le conoscenze sono anche spalmate, distribuite, diffuse all'interno di tutti i luoghi. E l'unico modo di soddisfare quella domanda che si rivolge allo Stato di un IMO per Rimini e di un IMO per Melfi, e dico IMO apposta perché il mio amico Michele Salvato ogni tanto pensa che questa storia per cui i servizi debbano essere contestualizzati si riferisca soltanto a una serie di robe di politiche territoriali che il servizio pubblico generale ha, come ricordava in una bella relazione alla Banca d'Italia di Mario Draghi 2 anni e mezzo fa, ogni servizio dello Stato ha degli effetti diversi a seconda dei contesti in cui arriva, e se ha degli effetti diversi sulle persone a seconda da chi sono nate o dove sono, vuol dire che esso deve essere, come dire, accompagnato. Non esiste l'alta capacità o l'alta velocità, esiste l'alta velocità in quel luogo, in quei modi, per quelle persone, con quegli effetti, e quindi devi mettere in mano quelle conoscenze. Questa roba si sta chiamando in giro per il mondo, dalle Filippine, dico le Filippine, a pezzi importanti degli Stati Uniti, da esperimenti in Gran Bretagna, da tentativi perfino nel nostro paese, de facto, si chiama sperimentalismo democratico, si chiama che è un meccanismo in cui lo Stato non rinunzia, lo Stato centrale non rinuncia assolutamente a dare indirizzi anche molto cogenti, non rinuncia a fare norme, ma è consapevole della sua straordinaria, hayekiana ignoranza del fatto, cioè, che le norme che scrive possono soltanto rappresentare un incipite di un processo che poi ha bisogno di essere declinato territorio per territorio attraverso un'interazione
A questo punto mi prendo solo 2 minuti per dire il resto, perché la domanda è, vabbè, l'ho capito, supponiamo anche di essere d'accordo di questo, ma allora l'allora mio va dentro, che non espande, magari anch'io mi prendo qualche minuto dopo di lezione, è molto semplice. Può un modello di questo tipo fare a meno dell'esistenza dei partiti? La risposta che io do, ultime 22 pagine, è no, perché la saldatura, e da qui ritorno alla mia definizione originaria, è vero che la pratica delle soluzioni avviene individuo per individuo, categoria per categoria, che può essere raccolta nei sindacati, nelle associazioni che io chiamo testardamente indipendenti di giovani che non si vogliono iscrivere in nessun partito, che si manifesta nella rete attraverso la nostra informazione. E però il momento di coagulo in cui, superando le singole identità che ho evocato, la singola associazione in cui sei, in cui, in altre parole, se stai parlando di scuola, i punti di vista degli insegnanti, dei genitori, degli imprenditori che non trovano le persone che vorrebbero impiegare, delle famiglie, dei giovani, il punto in cui questa, la reazione a un certo intervento di politica dell'istruzione si può manifestare, la reazione nel territorio, ma il luogo in cui riversare attraverso un confronto, come dice Marco Sen, una valutazione pubblica aperta ed accesa, aperta vuol dire sempre aperta dal punto di vista di qualcun altro, perché non devi mai accontentare, devi sempre rimettere in discussione la tua opinione. Il luogo in cui questa valutazione pubblica aperta ed accesa può avvenire, fino a prova contraria, è quella roba che sta nell'articolo 49 della Costituzione, perché altri non ne vengono in testa, rispetto ai quali la rete rappresenta uno straordinario strumento. Poi magari ci torniamo, miriadi di 15.000 circoli, quei 300.000 iscritti attivi, invece di essere utilizzati evidentemente una volta ogni 5 anni per svolgere quella funzione di selezione di candidati, che tra l'altro non hanno visto la prova, perché non avendo lavorato con loro in questi 5 anni, non avendo con loro discusso né i problemi generali della guerra o dell'Europa né i problemi del termovalorizzatore, non si capisce come facciano a giudicare se questi candidati siano bravi o non bravi, invece di svolgere quella funzione un po' misera, quella specie di mockery di democrazia che sono, diciamo, le primarie di partiti che non abbiano anche i 5 anni di vita in mezzo, diventa un processo che ottiene forse anche il risultato di formare candidati, ma non per cariche pubbliche elettive, non per cariche. Anni o anche per un signore di 60 anni di prendersi un periodo di un anno, andare a essere remunerato, perché i partiti del bricolage non ci interessano, sono partiti solo per intellettuali, ci interessano partiti dove possa lavorarci chiunque, possono essere andare remunerati, ma remunerati per 6 mesi, per un anno, lavorando. Questo è un partito, dal mio punto di vista, estremamente leggero. Leggero nel senso che, come la produzione leggera, non ricostruisce una macchina da guerra che in realtà finisce per attrarre giovani che cercano lavoro, ma una macchina che può produrre quel mestiere di laboratorio, ma non di pensatoio, di laboratorio in cui vengono esaminate idee, come ha detto un amico e compagno di una sezione, essendo sicuro che il tempo che ho speso lì e le cose che ho tirato fuori non rimangano lì. Bene, mi sembra che ci sono molti spunti qui.